Ciao a tutti ragazzi, sono io, Molti Libri, e questo qui è un nuovo video. Un nuovo video in cui praticamente vi dirò, allora, innanzitutto vi dico i giorni in cui mancherò perché saranno abbastanza. Cioè, oddio, per me, perché in generale no. Allora, innanzitutto sabato non penso proprio di poter fare un video. Cioè, uno magari, però non come io, il giorno in cui carico magari due o tre. Quindi, domenica sarò completamente assente, cioè non aspettatemi né tantomeno chiedetemi, anche se comunque mi spiace, cioè, relativamente video, perché domenica non potrò fare nessun video ed è sicuro praticamente, al 100%, perché sono impegnata tutta la mattina, poi mangio, devo scendere di nuovo per le prove della cresima, poi faccio la cresima, poi devo ritirare il premio del concorso letterario, che poi ve lo farò vedere però in un video forse lunedì pomeriggio, o lunedì mattina perché non penso proprio di andare a scuola. E la sera poi, dopo la cresima, mi vado a fare la pizza e penso che mi ritirerò per le 11 mezzanotte, quindi non aspettatemi un video assolutamente, sicuro che non lo faccio. Comunque questa qui è una recensione su un manga che, come si potrà vedere dal titolo, è il manga di Chrono Crusade. Allora, il numero 2 mi manca, ma comunque ho visto tutto l'anime, tutti gli episodi dell'anime, quindi cioè, non mi servono per forza tutti i numeri. Nella mia fumetteria non è ancora arrivato il numero 4, quando arriverà lo prenderò. Quindi per adesso il numero 1, in queste edizioni qui, il numero 1 e il numero 3. L'anime, tutti gli episodi dell'anime sono reperibilissimi su YouTube, ma iniziamo a parlarvi del manga. La fine dell'anime e del manga sono differenti, diciamo che per adesso lo sviluppo delle vicende del manga è lo stesso di quello dell'anime, solamente che va forse un po' più lento e magari anche la fine, alcune vicende, a posto che avere tipo, ma questo penso che sia ovvio, le stesse tipo battute dell'anime, ce ne hanno altre, ma le vicende di fondo sono sempre le stesse. Solo la fine è completamente differente. Edizione per la Magic Press, con praticamente massima flessibilità, questa volta. Le edizioni della Magic Press mi piacciono da morire, fa un lavoro la Magic Press sulle sue edizioni davvero ottimo. Ora, sui titoli non posso dirlo perché comunque della Magic Press per adesso sto prendendo solamente Chrono Crusade, quindi. Allora, fa queste copertine metallizzate. Ora, non so se in video si vede che sono metallizzate, ma fidatevi perché è vero. Tutti quelli che hanno preso d'altronde edizione Magic Press lo dicono. Quindi, copertina, sovracopertina metallizzata, edizione con una sovracopertina. E penso che questa qui siano quelle di sotto, le copertine dell'edizione giapponese, penso, quella originale. Poi abbiamo delle pagine a colori patinate. Faccio vedere solo quelle del numero 1. E la rilegatura, nonostante l'edizione sia super flessibile, l'edizione ha la massima flessibilità, cioè si può fare questo proprio assurdo, come la flashbook, diciamo. E poi la rilegatura è ottima, cioè il volume è apribile in modo assurdo, non si rovina la rilegatura, è davvero ottima, devo dire. Nulla. Le edizioni ora della Magic Press mi piacciono da morire. Mentre il numero 3, oltre a starci le pagine a colori patinate all'inizio, ce ne sono state anche alcune nel mezzo del volume, all'inizio solo di un capitolo, che è quello in cui Rosette, Crono e come si chiama la bambina qui? Non mi ricordo, Asmaria, ecco Asmaria, sono andati a visitare la casa di Satella, solo lì ci sono all'inizio del capitolo delle pagine a colori non patinate, ma comunque pagine a colori. L'edizione è 5,90 perché costa 5,90 e li vale tantissimo, quindi prendetela assolutamente sia per il titolo che per l'edizione. Allora, il volume è di grandezza media comunque. La carta, vediamo un po' com'è la carta. Un pochino trasparente. Allora, di cosa parla Chrono Crusade? Chrono Crusade parla, ruota attorno alla storia di una ragazza, ovvero la nostra protagonista, lei in copertina, Rosette Christopher. Rosette, altri non è che
un esorcista dell'Ordine della Maddalena, che come si può ben vedere porta un orologio al collo, diciamo. Questo orologio, in questo orologio si imprigionano, a quanto ho capito, la maggior parte dei... perché poi ho iniziato a vedere l'anime, cioè ho preso il primo numero del manga, poi ho visto subito l'anime. In questo orologio si imprigionano praticamente i demoni che lei stessa cattura. Ah, di Daisuke Moriyama, che lei riesce a sconfiggere con questa pistola qui, proprio da esorcisti. Però ogni volta che lei cattura un demone, che sconfigge un demone, praticamente perde 3 anni circa della sua vita e quindi lei pensa che non arriverà a 18 anni. Questo a causa di un patto fatto molti, molti, molti anni fa con un demone, che è il nostro così, il demone che nella prima pagina patinata a colori del primo numero sta dietro a Rosette, cioè lei è Rosette e poi c'è il demone qui dietro. Ma lui, quel demone ovviamente non ha questo aspetto. Il demone ha praticamente, vediamo se lo riesco a far vedere qui nel terzo numero, che c'è proprio l'immagine, quella assolutamente chiarissima, diciamo. Il demone ha questo aspetto qui, un ragazzino molto molto carino, molto molto anche bassino, comunque molto più basso di Rosetto. Allora, Crono all'inizio, diciamo che Crono all'inizio ha fatto questo patto con Rosette perché Rosette voleva salvare suo fratello, ovvero Joshua, che poi conosceremo con l'andare avanti dei volumi, anche controvoglia, diciamo. Crono, anche se non l'hanno ancora detto esplicitamente, si vede, e penso che tutti lo possiamo capire, si vede che Crono e Rosette già nel primo volume sono innamorati l'uno dell'altra e viceversa. Quindi si vede. Crono comunque continua ad aver fiducia in Rosette, continua a spronarla a dire che lei arriverà ai 18 anni, anche più, lei vivrà, troveranno in un certo qual modo, riusciranno entrambi a spezzare questo incantesimo in un certo senso dopo aver ritrovato Joshua, salvato Joshua. E io faccio vedere qualche tavola dal primo numero così che non possa fare spoiler, perché sinceramente penso che il quarto sia già uscito. Oppure debba uscire a breve. Ecco qua un po' il tratto. Il tratto di Daisuke Moriyama è molto molto particolare. Mi piace tantissimo. È un manga molto molto ironico. Allora, a dispetto di quello che magari si può effettivamente pensare, è un manga molto molto ironico. Cioè, generalmente con questa trama si può pensare, sì, è un manga d'azione, eccetera, perché mi sembra che sia un seinen, mi sembra che sia un seinen. Ora, se è sbagliato, mi scuso, se è giusto, allora, è un seinen, bene. Mi sembra appunto che sia un seinen, Chrono Crusade. Mi sembra oltretutto che... Allora, sì, manga d'accordo, voi penserete sicuramente. Anch'io all'inizio, quando non avevo ancora preso i volumi né visto l'anime, lo pensavo. Eh sì, vabbè, sarà un manga pieno d'azione, con qualche battutina di qua e di là, ma è sempre triste e malinconico. Ok, no, le battute praticamente ci sono per tutto il volume, almeno fino a questo numero 3, sì. Verso gli ultimi 3-4 episodi dell'anime si diventa serissimi, ultra malinconici, ultra tristi, però per il manga, per quanto sono arrivata adesso, e per tutto l'anime che ho visto, esclusi appunto gli ultimi forse 3-4 episodi, sì, è stato ultra divertente. Super divertente, davvero qualcosa di esilarante. Talmente tante di quelle risate che mi sono fatta. In ogni pagina del manga praticamente c'è una battuta. E in ogni... oltretutto la protagonista è molto molto attiva, quindi. E oltretutto in ogni... come si dice, in ogni puntata dell'anime, cioè davvero ci sono certe battute assurde. Allora, io sinceramente Chrono Crusade mi sento di consigliarlo assolutamente. Questa è la trama, ok, ve l'ho detta, la trama sì. Incontreremo oltretutto, allora, però
È vero che magari per dire in 10 pagine di un volume ti fa crepare dalle risate, infatti, così nella maggior parte dei volumi del manga, e anche appunto come ho già detto l'anime, ma ora parliamo del manga, nella maggior parte dei volumi del manga, delle pagine di un volume del manga di Chrono Crusade fa ridere a crepapelle nella maggior parte di pagine, tipo per dire. In tutte queste pagine ci sono battute a non finire, fa ridere a crepapelle, in queste altre di un volume appunto fa magari fa anche riflettere, perché è un manga molto molto riflessivo. A tratti può anche sembrare malinconico, ma comunque il fatto che ci si diverte è molto molto valido secondo me. Rosetta è la protagonista, non quella debole, quella forte, è quella simpatica, quella comunque che tutti prendono in giro, quella che non sa fare niente, ma che nel momento del bisogno sa cacciare il suo vero spirito. Chi è davvero Rosette Christopher? Questo scoprirete sicuramente nel manga. Allora, detto questo, io vi dico che il manga, io sia al manga che all'anime. Il manga per adesso ovviamente non è ancora concluso. L'anime, per tutto quello che ho visto, perché ho visto appunto tutti gli episodi dell'anime di Chrono Crusade, tutti reperibili su YouTube assolutamente. Per il ma allora, l'anime, anche come finale, all'anime do sinceramente un 8, perché è molto riflessivo, specialmente l'anime mi ha fatto davvero piangere, alla fine io ho pianto come una disperata, cioè sembrava una fontana, talmente tante lacrime che cacciavo, infatti non me lo rivedrò più l'anime, ma per la fine. Non per l'inizio. Ora non vi dico se erano ovviamente, spero che la mia faccia non tradisca, ma non vi dico se erano lacrime di gioia oppure se erano lacrime, diciamo, non di gioia più che altro. E quindi non vi dirò quello, vedetelo voi. Ora nel manga, ok, ora farò spoiler sul finale dell'anime, quindi questo è super spoiler, cioè praticamente vi dirò il finale dell'anime. Nel finale dell'anime, quindi per chi non vuole ascoltare, togliesse questo video. Nel finale dell'anime, praticamente, Crono e Rosette, il tempo di Rosette è finito, anche quello di Crono, perché di conseguenza, avendo fatto un patto, quando deve morire Rosette, deve morire anche Crono, da quanto ho capito, muoiono sia Crono e Rosette. Quando sta tramontando il sole, quando il sole finisce di tramontare, quindi quando l'ultimo raggio di sole poi scompare, Crono e Rosette chiudono gli occhi e muoiono. Allora, io davvero pianto come una disperata, come una fontana. Quindi mi metto a piangere anche adesso. Quindi, francamente, spero di non rivederlo più. Non più che altro il fatto che sia brutto, ma perché il finale è triste. È triste, però almeno Crono e Rosette sono riusciti a sconfiggere chi dovevano sconfiggere. Quindi Aion. Sì, Aion. Quindi sinceramente ora non è che piango più come prima, anche se lo dovessi rivedere comunque, ha un bel significato comunque sia tutto il titolo in generale, tutta la storia in generale ha un bel significato. L'anime, il finale del manga l'ho letto in scan, in inglese, non ci ho capito una ma. Vabbè, un tubo, l'ho visto ovviamente, cioè ovviamente non ve lo dirò. Il voto di Chrono Crusade è certamente appunto un 8 sia anime che manga. Di più non mi sento di dargli, però un 8 pieno glielo do, assolutamente. E quindi noi finiamo con questa recensione e ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!